Dopodiché le soluzioni sono tante, naturalmente devono essere costruite nel quadro di una legalità internazionale e l'ideale sarebbe che fossero anche costruite d'intesa con un governo libico. A livello internazionale ci sono diversi esempi sia di operazioni fatte d'intesa con governi e sia purtroppo di operazioni fatte in contesti in assenza di governi. Però non siamo, oggi siamo in una fase in cui l'Italia pone alla comunità internazionale l'esigenza di mettere al centro questa questione e anche le altre due, perché non è che noi ci accolliamo il compito di monitoraggio e salvataggio in mare da soli. Poniamo all'Europa anche quel problema, così come poniamo il problema dell'accoglienza. Emergenza europea, non è possibile che la risposta sia italiana. Questo vale su tutti e tre i fronti. Il primo punto però è il punto che sul piano politico richiede una risposta delle Nazioni Unite innanzitutto, ma anche dell'Unione Europea per poi considerare le possibilità di azione concreta.